oggi la quinta edizione del tour. 11 sono state le tappe. Milano, Genova, Pescara, Campobasso, Catania, Reggio Calabria, Parma, ops, Siena, Taranto, Salerno, Roma. Nacque qui 5 anni fa, da Roma partì il tour motivazionale Non ci ferma nessuno di Luca Avete, ma oggi siamo qui con una grandissima novità. Il vostro cantante preferito è qui. Chi è il tuo cantante preferito? Alessandra Amoroso. Ma no, chi è il tuo cantante preferito? Miga. Miga, ma Miga è quello giusto, quello giusto è un altro. Scusa Luca, sì, possiamo farci un selfie? Certo. Ah, ma tu oggi sei felice? Perché oggi qui c'è il tuo cantante preferito, che è? Bruno Mars. Bruno Mars, ma almeno tu puoi indovinare il nome, dai! Il cantante preferito è il cantante di Non ci ferma nessuno, della canzone, della colonna sonora di questo tour, Patrizio Santo, vero? Te, tu sei Patrizio Santo, mamma mia! Fatece largo che passiamo noi, di giovanotti testa Roma bella, ci sono ragazzi fatti col pennello. Quanto mai? Siamo lampone buio e se mai no more time to lose, there is nothing to choose. Siate appassionati della vita in tutte le sue forme. Appassionatevi ai momenti belli, ma appassionatevi anche ai momenti brutti. Chi raggiunge un obiettivo non è per forza quello più forte, quello più bravo, quello più talentuoso. A volte è anche quello che ha dimostrato alla vita di meritarselo. Non c'è una frase in particolare che mi ha colpito, ma è stato proprio tutto l'incontro che mi ha colpito. Ho sentito tutte le parole che ha detto Luca e mi hanno dato tantissima carica sia per continuare il mio lavoro e sia per continuare proprio in generale la vita. Il bene genera bene e un pensiero positivo genera ulteriori cose positive. Oggi, avendo visto Luca Bede, avendo sentito le sue parole, ho capito veramente una cosa. Non bisogna buttarsi giù. Bisogna sempre credere nei propri sogni e bisogna cercare la propria strada, anche se tutto va a rotoli. Ogni giorno è una nuova strada per ricominciare. Ogni giorno può essere un'opzione per andare avanti e per dire sempre sì. Il no non esiste, siamo noi che diciamo no.